L'evento odierno ha l'obiettivo di ricordare, valorizzare e celebrare il lavoro della professoressa Paola Di Blasio, professore emerito e ordinario dell'Università Cattolica di Milano e direttrice del Centro Ricerche Dinamiche Evolutive ed Educative dell'Università Cattolica. Le varie attività di ricerca delle quali la professoressa si è occupata in oltre 40 anni di carriera accademica si sono incentrate su molti temi. Personalmente ho avuto modo di seguire e far proseguire e gemmare alcuni studi sulle influenze delle nuove tecnologie in chiave evolutiva e in chiave educativa nei confronti delle nuove generazioni, sul tema delle traiettorie di sviluppo tipiche e atipiche, sempre nell'alveo delle attività di ricerca della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, e il grande tema centrale che ha informato gran parte della carriera di Paola Di Blasio e che ha avuto una notevole rilevanza a livello nazionale e internazionale, non solo scientifica, ma anche dal punto di vista delle policies e quindi delle prassi di presa in carico, lo studio, dicevo, del maltrattamento, dell'abuso nei confronti dell'infanzia, con l'obiettivo di identificare prassi di presa in carico e di tutela che siano il più scientificamente valide e operativamente salienti possibile. Ho iniziato a collaborare con Paola Di Blasio quando avevo già maturato una tradizione di ricerca sui temi della metodologia della ricerca, della psicometria, del linguaggio, dell'intelligenza, e così Paola, quando divenne suo ricercatore nel 2003, accolse questa mia peculiarità e seppe valorizzarla. Così insieme riuscimmo a sviluppare dei progetti di ricerca volti alla standardizzazione e alla validazione di strumenti utili per la valutazione del parenting e degli indici di rischio di maltrattamento nelle famiglie che potevano essere segnalate ai CPS. Direi che due sono forse le principali linee di ricerca che, grazie a Paola, al suo sostegno, al suo confronto, ho potuto indagare e sviluppare in questi anni. La prima riguarda il mondo dell'adolescenza e in particolare, soprattutto negli ultimi anni, tutto quello che attiene alle relazioni sentimentali, sia poi con esiti adattivi che con esiti disadattivi. Il secondo filone invece attiene maggiormente alla psicologia dell'educazione e quindi l'approfondimento di quello che è il benessere scolastico, soprattutto a livello adolescenziale, dei fattori che incidono sul benessere scolastico, e il grande tema dello psicologo scolastico, un tema che mi appartiene da sempre e che aveva trovato nella professoressa Di Blasio un forte sostegno in quanto figura importante da promuovere e anche possibile luogo, quindi poi di lavoro per i nostri giovani psicologi. Sono stata la prima allieva di Paola Di Blasio. Ho conosciuto Paola Di Blasio alla fine degli anni Ottanta, mi sono laureata con lei con una tesi sul maltrattamento e l'abuso all'infanzia, e da allora ci ha unito un profondissimo legame professionale e umano che non si è mai interrotto. Insieme a lei ho approfondito diversi temi di studio e di ricerca, uno che ci è molto caro, che ci è stato molto caro, è quello della conflittualità genitoriale e degli effetti sui figli. Abbiamo iniziato nel lontano 2005 a costruire una storia elaborata ad hoc che potesse riprendere la processualità del conflitto per capire cosa pensano, provano i bambini esposti al conflitto, e da allora abbiamo approfondito diversi modelli teorici che spiegano appunto i meccanismi e i processi che rendono il conflitto un'esperienza lesiva per i bambini. Nell'approfondire questi meccanismi e processi ci siamo concentrati sia sui bambini, quindi sui processi di elaborazione cognitiva ed emotiva dei bambini esposti al conflitto, sia su questo effetto spillover, che è l'effetto che il conflitto esercita sulle competenze genitoriali. Ho iniziato il mio lavoro di ricerca sulla perinatalità nel 2000 con la mia tesi di laurea sull'isolo post-traumatico da stress postpartum, in cui sono stata guidata dalla professoressa Di Blasio. Da lì abbiamo iniziato una serie di ricerche che andassero a vedere come questo tema specifico andasse a impattare sul modo in cui la mamma si relaziona con il bambino e sul suo sviluppo. Da lì poi sono proseguiti i miei studi fino ad oggi, che ancora si occupano di perinatalità, sia nelle situazioni di tipicità ma anche di tipicità. Appunto, nell'idea della professoressa Di Blasio, indagare questo particolare periodo di vita voleva dire andare a lavorare nella prevenzione.
lei che si è sempre occupata di maltrattamento e abuso, aveva a cuore anche come possiamo lavorare prima affinché il maltrattamento e l'abuso non si perpetuassero nelle relazioni genitori-bambini. Con la professoressa abbiamo sviluppato diverse direttive di ricerca importanti sulla narrazione traumatica, sulla testimonianza infantile e su quella che è la valutazione del rischio delle competenze genitoriali in caso di pregiudizio familiare. La professoressa ha sempre puntato l'attenzione sull'aspetto operativo della ricerca. La ricerca ci doveva portare a delle considerazioni e delle riflessioni che avessero poi un riscontro concreto sulla realtà e sulla vita delle persone. Io posso dire che la professoressa ha aperto tantissimi scenari, non soltanto nel panorama nazionale e internazionale, ma soprattutto dentro di me, perché mi ha dato proprio la consapevolezza dell'importanza dello studiare e dell'approfondire le tematiche di ricerca, come quelle appunto legate ai minori maltrattati, al maltrattamento, all'abuso, perché poteva essere utile all'altro, perché poteva cambiare la vita dell'altro.